Benvenuti carissimi per delle nuove briciole di Vangelo. Vedremo oggi tempo di prova, tempo di scelta. Dopo l'introduzione. Eccoci qui quindi, cari fratelli e sorelle, per queste briciole di Vangelo intitolate oggi Tempo di prova, tempo di scelta. Quando ci sono delle prove, molti vanno in crisi. Non dovrebbero, perché la parola crisi viene anche da crescita. Quindi ogni prova, chiamiamola così, porta con sé una opportunità di benedizione. Dico me, opportunità di benedizione. Non possiamo essere spettatori nelle prove, ma attori. Beh, in qualunque caso, in qualche modo diventiamo degli attori, però attori che avranno successo o attori che non avranno successo. Gli attori principali, quindi, quelli che riescono ad avere successo, sono quelli che vogliono vincere, vogliono crescere, vogliono vivere. Io e te, durante le prove, dobbiamo essere questo tipo di attori. Non ci sono scorciatoie per giungere alla pienezza della vita, non ci sono. Ci sono momenti in cui c'è qualche prova. Il Salmo 118, versetto 18, dice in un modo un po' tosto: il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Castigato duramente. Nella vecchia traduzione, quella della CEI del 74, diceva sempre il Salmo 118, versetto 18: il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato la morte. Mi ha provato duramente. C'è stata questa prova permessa da Dio, ma sempre per il mio bene, che non portasse morte, non mi ha consegnato alla morte, ma dice, è sempre stato con me per farmi essere vittorioso. Prima abbiamo sentito la parola castigato. Castigato per noi sembra una brutta cosa, ma ricordati che una cosa è la parola punizione, che quindi è qualcuno che si arrabbia e ti dà una punizione. Una cosa è una persona che ti voglia bene e ti castiga. Castigare significa rendere casto. Quindi la prova permessa da Dio ha solo il compito di rendermi e renderti casto, renderti puro, farti crescere. Quindi d'ora in avanti, quando arriva la possibilità, non la chiameremo più prova, ma possibilità, di com'è possibilità? Possibilità. Quando arriva questa possibilità, di solito o scappiamo, o accusiamo Dio, accusiamo gli altri, accusiamo perché non ci piace. O a volte entrambe, scappiamo e quando non ce la facciamo, accusiamo. Oppure possiamo affrontare quella opportunità, quella possibilità, prova, e la viviamo. E se la viviamo, porterà molta verità nella nostra vita e porterà quindi vita, vita in abbondanza. Come ci dice 2 Corinzi 8, versetti 1-2. Vogliamo poi farvi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia, nonostante la lunga prova della tribolazione. La loro grande gioia e la loro estrema povertà si sono tramutate nella ricchezza della loro generosità. Tramutate. Cari fratelli e care sorelle, la prova non ci lascia mai come prima, o meglio o peggio, o meglio o peggio. Come sei uscito tu da questa prova del coronavirus? Anche se c'è ancora qualcosa in giro di tutto questo. Tu come ne sei uscito? Perché la prova non è mai neutra. È il nostro modo di affrontare la prova che renderà, che darà un valore alla prova, darà un frutto, un risultato diverso, o buono o poco buono. Io e te sicuramente riusciremo a far sì che da questo coronavirus e da tutte queste situazioni difficili ne venga fuori un buon frutto, come dice l'Epistola di Giacomo, capitolo 1, versetti 12 e 13. Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Abbiamo quindi, quando abbiamo, qui parla di prova, tentazione, c'è quella difficoltà da sorpassare, dice che se noi riusciamo avremo un frutto buono, una corona di vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Ami il Signore, quindi riuscirai a vincere queste prove diventando vittorioso. Come facciamo ad accorgerci del cambiamento? Soprattutto dal nostro modo di parlare, cioè siamo cambiati meglio o peggio dopo quella prova? Beh, ce ne accorgiamo da come diciamo. Luca, capitolo 6, versetto 45 dice: l'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene.
L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Cari amici, le prove hanno messo qualcosa, hanno sviluppato qualcosa di nuovo nel nostro cuore. E quello che sovrabbonda dal nostro cuore esce dalla nostra bocca. E quindi, dal nostro modo di parlare, ci accorgeremo se siamo migliorati o peggiorati. Perciò siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'ora, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Prima Pietro 1, versetti 6-7. Quindi dobbiamo imparare a viverle bene, perché ogni, qui le chiama di nuovo, afflitti da varie prove, queste prove non sono niente in confronto a quello che può venire fuori dopo. Quindi cerchiamo da oggi di affrontare queste situazioni difficili, che non chiamiamo più prove. È vero che non avrai più delle prove, fratello o sorella, ma avrai delle situazioni diversamente facili. Anzi, usiamo questo, diversamente facili. Cosa stai vivendo? Un momento difficile? No, no, un momento diversamente facile. Perché, oltretutto, usando dei vocaboli positivi, la nostra mente e il nostro cuore cerca la parte bella. Quindi impariamo a affrontare questi momenti diversamente difficili con la certezza che verrà fuori qualcosa di buono. San Paolo, difatti, diceva, Romani 8:18, io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Dio ti benedica grandemente, ti dia la forza di vivere bene queste prossime situazioni diversamente belle, diversamente semplici. Un abbraccio a tutti voi, fino alle prossime briciole di Vangelo. Iscriviti al canale YouTube Il Crocifisso Risorto e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video interessanti. Seguici anche sui social, su Facebook o sui due canali Telegram, Massimo Coroborga News e Benessere Divino.